Siano lodati Gesù e Maria. Oggi stiamo celebrando la messa della visitazione della Beata Vergine Maria, festa che avrebbe dovuto essere celebrata il 31 di maggio come ogni anno, ma quest'anno il 31 di maggio, pensate, coincide addirittura con la Domenica di Pentecoste, che è una super solennità, e quindi purtroppo questa bellissima messa non sarà celebrata, diciamo, nel giorno proprio. Ecco perché in questi giorni, verso la chiusura del mese di maggio, ho pensato di fare questa specie di triduo di messe in onore della Madonna per poter celebrare. L'altro ieri ricorderete quella di Santa Maria Auxiliatrice, che ricorreva domenica scorsa, che era l'Ascensione. Ecco, ieri quella propria di questo tempo, che è la Vergine del Cenacolo, quindi che ci mostra la Madonna con gli Apostoli nell'attesa dello Spirito Santo, quindi che è da celebrare in questi giorni, e oggi quella che si sarebbe dovuta celebrare il 31, ma non si può. È una messa molto bella e molto importante, perché ci ricorda la funzione fondamentale di Maria. Perché c'è stata la visitazione? C'è stata la visitazione perché Dio ha voluto mostrare da subito chi è la Madonna. La Madonna è, con un termine così capite anche che significa un nome, la Cristofora. Sapete che il nome Cristoforo dal greco significa portatore di Cristo. La Madonna esiste semplicemente per portare Cristo e la sua grazia. Quando arriva da Elisabetta che le apre la porta, che succede? Elisabetta viene santificata, piena di Spirito Santo, e pronuncia le parole della seconda parte della prima parte dell'Ave Maria. Quando noi diciamo benedetta sei tu fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, stiamo ripetendo le parole di Santa Elisabetta. E il bambino gli sussulta nel grembo, San Giovanni Battista, viene, secondo l'interpretazione di tutti i padri della Chiesa e gli scrittori mariani, viene liberato dal peccato originale già nel grembo della madre per la presenza di Gesù operante dall'interno di sua madre. Ecco, questo la Madonna lo ha sempre fatto e lo fa sempre, cioè la Madonna non ha altra ragione di esistere. Portare Gesù alle anime e portare le anime a Gesù, questo è il senso sia di questa festa che di questa messa. Capite? Per cui aprire le porte alla Madonna, vi ricordate per esempio a Fatima, ha detto consacratevi al mio cuore immacolato. Che cos'è la consacrazione semplicissima al cuore immacolato? Cioè recitare un atto di consacrazione al cuore immacolato di Maria. È un aprirle le porte, è un dire alla Madonna, vieni nella mia anima e vieni a portare Gesù, vieni a farmi sempre più suo amico, sua amica, suo discepolo, sua discepola. Tutto qui. E lei non fa altro che esultare di gioia, perché per lei la gioia unica è portare ai suoi figli amati, che siamo noi, il suo amatissimo, direttissimo figlio, che è Gesù, e viceversa. Il vederci felici di poter andare da Lui e vivere una vita di comunione con Gesù. Guardate che il senso di questa festa è praticamente tutto qua. E anche quando la Madonna nella visitazione prorompe nel Magnificat, non lo fa soltanto per rispondere alla lode di Santa Elisabetta. Voi sapete che le persone umili, quando qualcuno li loda, la Madonna non ha detto che non era vero che aveva creduto alle parole del Signore, perché la Madonna ci aveva proprio creduto alle parole del Signore. Non ha detto no, guarda, lascia perdere. No, io ci ho creduto alle parole del Signore, ma l'anima mia fa grande il Signore. Tutto quello che sono è da attribuire all'Altissimo che mi ha ricolmata di grazie e di doni. Tuttavia nel Magnificat c'è anche l'aspetto proprio del giubilo di Maria Santissima, no? Maria Santissima che giubila però non solo per le grandi opere fatte in lei dall'Onnipotente, ma anche per le grandi opere che l'Onnipotente fa attraverso di lei nelle anime, come aveva già fatto in Santa Elisabetta e in San Giovanni Battista nel grembo della madre, e come fa in tutti coloro che le aprono le porte. Quindi capite che non c'è niente di più falso. Sapete che ogni tanto si sente, anche dove non dovrebbe sentirsi, insomma, un timore di questo genere, insomma, no? Di dire che la Madonna, se stai troppo attenta alla Madonna, ti allontani da Gesù Cristo. Questo è proprio, capite, questa è una contraddizione in termini, capite? Voi sapete che quando ci hanno insegnato la logica a scuola, tu non puoi dire di una stessa cosa A e non A. Cioè io non posso dire di me, io sono Leonardo Pompei e io non sono Leonardo Pompei, perché o ci sono o non ci sono, d'accordo? Se dico la stessa cosa al contrario di una stessa realtà, quella si chiama la contraddizione in termini. Non può essere, o è l'una o è l'altra. Quindi dire che la Madonna non ci porta a Gesù Cristo
o cioè, peggio ancora ci allontana da Gesù Cristo, è dire una contraddizione in termini, perché la Madonna non ha altra ragione di essere che questa. Lei vive per questo, è stata pensata per questo, creata per questo, capite? Da Dio. Quindi non sa fare altro che questo, non sa fare altro che questo, fa solo questo. Ecco, quindi nessuna paura, ecco, mai, assolutamente, di Maria, ma magari tutti ci prostrassimo ai suoi santi piedi a dire portaci a Gesù e porta Gesù a noi. Se tutti quanti dicessero questo alla Madonna, altro che lacrime, a volte lacrime di sangue, poverina che piange da qualche stato, sarebbe continuamente a cantare il Magnificat, non soltanto perché lo canta ininterrottamente nel paradiso dove si trova, ma anche per la gioia di portare al Signore tanti suoi figli. Ecco, io mi auguro che io e ciascuno di voi possiamo essere per la Madonna causa di canto continuo del Magnificat, ecco, non perché siamo santi purtroppo, ma siamo tutti in cammino, ma perché quantomeno ci rivolgiamo a lei per dirgli aiutaci a diventarlo, portaci a Gesù e porta a noi il tuo Gesù. Siamo lodati Gesù e Maria.